Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nel parlatorio del convento, proprio accanto alla foresteria dove oggi Fra Fedele Conte accoglie i tanti pellegrini che giungono qui a San Giovanni Rotondo, per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino il 1 settembre del 1916. E possiamo dire la penultima lettera che scrive dal convento dei frati minori cappuccini di Foggia, perché è il 4 settembre quando lui lascerà Foggia per salire qui a San Giovanni Rotondo per quello che doveva essere un temporaneo trasferimento, poi diventerà definitivo e lui resterà per sempre qui a San Giovanni Rotondo. 1 settembre, quindi lui scrive a Padre Agostino. Dopo vari giorni trascorsi in palpiti ed angosciose angustie perché privo delle vostre notizie, ricevo finalmente la vostra lettera assieme ad una cartolina. Viva iddio che non lascia per molto tempo senza conforto chi in lui spera. In questi giorni cercherò col divino aiuto di scrivere proprio a quell'anima che veniva suggerita da Padre Agostino. Vi confesso, Padre, che sento una lotta in me nel dover far questo, ma per obbedire a voi e per far contento Gesù lo farò ad ogni costo. Piaccia a Dio infondere più coraggio in quest'anima e renderla più degna di altri suoi maggiori favori. Quell'anima, mia cordialissima nemica, e si riferisce a Maria Gargani, così chiamata perché contro il desiderio che era espresso da Padre Pio, pregava il Signore perché lo conservasse a lungo in vita. Invece lui chiedeva alle sue figlie spirituali, in particolare a Maria Gargani, di pregare per la sua morte. Quindi lui la chiamava nemica perché non faceva quello che lui chiedeva. Per un incidente non potette venirmi a trovare nel passare per Foggia. Ella intanto mi scriveva dal suo paese, mi diceva che la degnassi di una risposta, avendone ricevuto permesso dal padre provinciale innanzi di allontanarsi da San Marco. A mia volta, poi, chiestone il permesso allo stesso provinciale ed avendomelo accordato in tutta la sua pienezza, le scrissi tutto ciò che il Signore volle. La poverina, piena di riconoscenza, mi risponde che dietro tutte le mie assicurazioni è rimasta moltissimo sollevata. La luce, dice, essersi fatta nell'anima sua un nuovo coraggio, ha ricevuto la sua anima per combattere il buon combattimento. Viva Dio, che suole servirsi dei più bassi strumenti per sollevare i suoi eletti. Lunedì prossimo, 4 corrente, quindi siamo al 4 settembre del 1916, andrò a Dio piacendo a San Giovanni Rotondo per prendere un po' di aria di monti. Spero colà rinfrancarmi nelle forze, poiché qui, oltre ai miei malanni che dovunque e sempre mi accompagnano, devo sostenere lavori a pro delle anime che non mi lasciano libero per un ritaglio di tempo. A sostituirmi qui è venuto il padre Isaia da Sarno, il quale si è liberato proprio in questi giorni dal servizio militare. Quanto è buono Gesù con noi. Voi poi, tranquillo Padre, noi tutti che a voi siamo uniti in uno stesso spirito, non cessiamo di assiduamente far menzione di voi davanti a Gesù. Noi tutti condividiamo non solo con voi le gioie, che sono ben poche, ma le stesse afflizioni. Coraggio, coraggio Padre, che non tarderà di risplendere l'iride della pace sul suolo insanguinato dell'Europa intera. Il Signore è ancora sdegnato per l'iniquità dei figli degli uomini. Ma egli certamente non ci giudicherà a rigore di giustizia.